attenzione al patrimonio e al matrimonio, che mi rende molto fiero di questa ricordata. Io voglio essere come al solito breve, come lo fanno. Innanzitutto ringrazio moltissimo il dottor Baracco, nonostante l'assessore al traffico è riuscito ad arrivare qui in tempo. Voglio dirvi semplicemente questo. Noi dobbiamo, al di là di tutte le polemiche, al di là di tutto quello che è stato, e doveva necessariamente essere polemico il nostro tipo di intervento, quando abbiamo saputo di questa centrale a biomasse, e noi sappiamo che la centrale a biomasse è prodotta da tossicologo, fa male. Un convegno che abbiamo fatto qui con Angelo Liano, che ha organizzato uno splendido convegno con un personaggio di eccellenza nel mondo mondiale, ci ha dimostrato che c'è questo. Ma al di là di queste storie qua, noi pensavamo anche ad un depauperamento di quello che era il nostro patrimonio immobiliare. E la testa che tutti quanti ci siamo fatti con tanti sacrifici, però comunque questo erano moltissimi problemi. Però diciamo che il passato è passato il principale. Io credo che noi tutti, al di là della soluzione istituzionale, perché per me abbiamo iniziato noi come movimento da basso, però poi alla fine voglio ringraziare il senatore Castillo che ha risolto il problema a livello istituzionale, perché alla fine abbiamo vinto le elezioni ed era questo uno dei due obiettivi che ci potevamo, cioè la centrale a biomasse e poi la differenziata. E abbiamo ancora molti anni spero davanti, no? Siamo soltanto all'inizio, all'amministrazione che ancora sta facendo una delle cose che sono giuste, molto eccezionale, sono cose che si sarebbero dovute fare. Quali sono le due lezioni che noi dobbiamo apprendere? La prima lezione è che non deve succedere mai più che vengano prese delle decisioni senza che lo sappiano i cittadini, ma senza che lo sappiano addirittura gli assessori e i consiglieri di Consiglio. Perché vi assicuro che anche le persone che lavoravano per il centro-destra, non solo per l'anno precedente, erano all'oscuro di questo. Cioè la possibilità che un dirigente possa prendere delle iniziative senza informare addirittura la Commissione Ambiente, questo non deve succedere più e sono certo che con la nostra amministrazione non succederà più. E la seconda cosa, e poi smetto, è che, come diceva un famosissimo ciclista, in una bicicletta occorre tutto è necessario, occorre la ruota, occorre il campanellino, occorre il fare. Noi abbiamo dimostrato, tutti, abbiamo dimostrato che siamo stati necessari in questo tipo di avvenimento e in questo tipo di risultato che abbiamo. Tutti, le organizzazioni, i disoccupati, i ragazzi di Sinistra Unita che ci hanno supportato, i Coradons, per abolire, il movimento da quinto, permettetemi di dirlo anch'io. Ed è stato fondamentale tutto questo perché abbiamo avuto delle persone che con carisma ci hanno guidato. Io adesso, e poi vi lascio, voglio leggere un SMS che è venuto da quello che può essere considerato, diciamo, per noi albinesi il padre spirituale, no? Per chi lo accetta. E dice questa SMS: caro dottore, non esco da casa sul pomeriggio con forte mal di testa, non vado neanche in parrocchia, mi spiace non essere oggi tra voi, saluti a tutti quanti presenti, un grande abbraccio Jonas. E mi sembra che tutti. Thank you.